perché per esempio se basta uno, dai, c'è una famiglia grande, diciamo, no? Ha un paio di fratelli, un paio di zii, e basta uno solo di loro che fa parte di un gruppo mafioso, allora gli altri piano piano se ne accorgono, no? Vedono qualcosa, capiscono, e poi anche se li domandano, tra di loro parlano, non cercano di attirarlo indietro, di farlo scappare di questa situazione. Vanno d'accordo con lui, anche se sa che poi più tardi può fare le malle al suo vicino, proprio di casa, che lo conosce da 40 anni. Però O i giovani, i suoi figli, i bambini, poi tutti sanno, e per questo non si preoccupano i giovani di scappare da questa situazione e non hanno le idee chiare, perché pensano già prima o poi, come loro, fanno più la vita più facile, loro guadagnano più semplice i soldi e possono avere tutto quello che vogliono. Invece noi se cerchiamo un lavoro semplice non ce la facciamo mai. io tutte le volte lo dico, ma ci credo veramente. Quello che mi sembra manchi ormai è il credere che si possa veramente ognuno di noi fare qualcosa. È come se non ci sentissimo più capaci di prendere in mano le situazioni che ci contornano. È come se ci facciamo sempre passare sopra un po' tutto e va bene così. È che sembra quasi che nei giovani non ci sia più l'idea che sia possibile un mondo diverso, nel È senso che questo, passa è questo, per questo. cui Sì. nessuno neanche più Nessuno sogna. si E questo è preoccupa. veramente, però Sì. noi dobbiamo sognare i nostri figli. Assolutamente. Anche se poi fanno male a qualcuno conoscente, loro sentono famiglia, lo piangono, anche se lo conoscono, loro dici mi dispiace, e sanno che può darsi che pure suo figlio, oppure qualche suo zio che è mafioso gli ha fatto del male a questo conoscente suo, però non possono fare niente perché non vogliono. Io sono andato lì e lui mi ha aiutato, è una bravissima persona. Ecco, questo è l'errore. Questo è l'errore. Cioè, dire di quello sì perché mi ha aiutato vuol dire intanto diventa un discorso personale, quindi non più comunitario. Lottare contro la subcultura mafiosa, cioè fare controcultura, lottare contro la mafiosità diffusa, perché è quella che fa ancora più danni. Per cui, insomma, questa è l'unica via, sono d'accordissimo con quanto dici.